Non abbiamo resistito, stiamo registrando subito dopo anche il secondo episodio perché è troppo bello questo gioco. Come va? Io sono Ferenichi. E sono Steph e questo gioco chiama Shop Equip. Ed eccoci qua di nuovo subitissimo su Shop Equip, perché ce ne siamo davvero innamorati. Quindi non vediamo l'ora di continuare e iniziamo. Calmo, non c'è bisogno, no. Iniziamo subito. C'è un disastro. Perché devi fare... Allora, tu adesso prendi quella scossa, te la lancio addosso e ti carbonizzi, perché te lo meriti. Ho sbagliato. Io te l'ho detto di smetterla di essere troppo felice. Cosa stai facendo? Chiudo il gioco. Tutto a posto, Steph ha risolto tutto. Guarda, adesso possiamo costruire. Cosa vuoi? Dillo al tuo Steph. Ce l'abbiamo lo scaffale? Lo scaffale? No, perché non l'abbiamo ancora sbloccato? Che io la voglio. Non ce lo dice cosa mi dobbiamo fare per sbloccarlo. Stanno facendo arrabbiare qui, Quanta roba c'è, ma che cose belle. Voglio l'albero di Natale anche se siamo a febbraio, lo voglio. No, non puoi averlo. Lo voglio. Allora, per ora limitiamoci al secondo tavolino che ci permette appunto di vendere un po' di cose in più alla volta. Dai, facciamo che metto anche il terzo, no? Sì, così dai. È anche gli più affari bellino. Ormai ci stanno andando abbastanza bene, quindi perché non esagerare? Esatto. Perché no? Abbiamo già una spada, compriamo anche uno scudo, ce ne escono due. Compriamo due scudi? No, dai, facciamo uno scudo e un sacco di pozioni. Ok, così. Per iniziare la giornata. Pieni di roba, sì. Allora, invece voglio scoprire come si sblocca appunto tutta quella roba. Chi ce lo dice? Chi ce lo spiega come si sblocca? Lei? Questo quadro? No? Ah, ma è pieno di cose che si possono fare. Allora, eccoli! È qua. Allora, questo non so. Ok, no, costano troppo. Abbiamo solo 35 punti. Questa la prendiamo. Ok, armor. Ok, questo. Tacchete. Good, mi sembra buono. Che poi ho notato che era pieno di cose. Cioè, sì, praticamente ci sono punti per rendere il negozio più popolare, quindi far venire più clienti, cioè c'è di tutto. È una sì, figata, ma non hai è capito. Bellissimo. Che è successo? Se l'avessimo guardato prima l'avremmo potuto fare. Lo so, vabbè, domani. Allora. Domani. Opla. Bellissimo. Guarda che negozio incredibile. Una spada, uno scudo, un sacco di pozioni. E se ho capito bene, ci siamo anche attivati delle missioni da fare. Guarda, credo che dobbiamo vendere 5 pozioni di vita. E non so cosa succede, però adesso abbiamo questa missione. E Steph e Perenichi completano le proprie missioni. Andiamo, apriamo il negozio. Buongiorno, giorno 3. Guardate che bella giornata. Sempre nuvoloso in questo posto. Non fare quella voce, ok? Ma è sempre nuvoloso. Vorrei un po' di sole, un po' di allegria. No, non puoi entrare nella fontana. Non puoi. Magari no. Attiriamo l'attenzione. Dalla spada. Dai, subito. Lo scudo. Lo scudo. Va verso la spada. La spada, dai. Olè, andato. Finalmente siamo riusciti. Guarda a quanti soldi abbiamo. Quanti soldi abbiamo, allora, tantissimi. Spada, scudo. Pozione, okay. pozione. Ok, place. Sì, ottimo. I big money, Steph e Fere, Nicky fanno i big money. Buongiorno lei, buongiorno, sa che il negozio di consolini è il più famoso di tutto il villaggio? Non le interessa, Mark? No, sicuro? Non è molto interessato. Lascialo in pace. Non li puoi disturbare. Dai, che poi ci facciamo una brutta reputazione e non viene più nessuno al nostro Volevo negozio. Solo dai. Spaventarlo un po'. Era un giochino tra amici. Su, io e Mark siamo vecchi amici e stavamo scherzando un pochino, ok? Hai visto che poi in lontananza volevo una pozione di fuoco, sicuramente per darti fuoco. Quindi Dici? Avrà pensato, me ne devo comprare una, così la prossima volta che mi importo una gli do fuoco. Potrebbe essere. Subito una pozione. Guarda, sono appena arrivate. Fresche. Fatte dal nostro agricoltore di fiducia. Grazie mille. Un'altra? Dai, su. Questa è una ladra, me lo sento. Anche secondo me. Ok, no. Siamo sempre sospettosi, ma va bene. 4 di 5, dai, ne manca una alla missione. Cosa vuole? Lo scudo, Hai visto come comprano gli scudi? Tra l'altro, ogni volta che ne metti uno, lo vengono subito a comprare. Una cosa incredibile. È vero. Buongiorno. Va verso la spada. Attenzione, sono due contendenti. Chi sarà più veloce? O chi lo ruberà prima. Entrambe sullo scudo. E l'ha comprata solo una. E l'altra avrebbe avuto lo scudo. Perché l'altra voleva lo scudo. Allora, vedi, no, gli scudi ricompriamoli subito. Ne portiamo subito di altri. Vediamo se la compra. Abbiamo finito la missione. Vai. Dai, non rubarla. Ok. Quest regard 5000 punti ci ha dato, giusto? Ho letto bene? Mi sembra assurdo. Aspetta. Ma punti, non soldi, eh. E cosa sono allora i punti se non sono questi? L'esperienza, forse? No, perché 325.
Ho letto 5K. Cioè, anche io. Ti giuro. Ma che bella musichetta che c'è. Non iniziare con i tuoi balli e con i tuoi canti, dai. Ma è bellissima. Comunque guarda la missione. 5 spade e 5 scudi. Non allora, è facile. Allora, per i 5 scudi lo vedo anche abbastanza semplice perché le vanno 5 proprio a spade ruba. 5 spade e tostina. 5 spade un po' così così. Attenzione, mo' comprare la spada per darci fiducia. No! No! Disgraziato! Aspetta. Dov'è finita la nostra spada? L'hai carbonizzata? No. 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 Vi prego. Non può essere scomparso. Ma perché succedono queste cose? Dai, vale un sacco di soldi. L'hai carbonizzata. Sei un disastro. Dici? Sì. Qua c'è qualcosa? Di nuovo un'altra torta, giusto? No. È qualcosa di strano, ma sta scattando. Ok. Che cos'è questa cosa? Vale 60. Oh, che bello questo. Aspetta che aumentiamo anche un po' il prezzo, perché questo l'abbiamo comprato da un venditore molto raro, vero? Sì, sì, l'abbiamo trovato quando siamo andati in viaggio in una terra lontanissima. Non è una roba da tutti i giorni. No, cioè non lo trovate da nessun'altra parte. Guarda, guarda che effetto. Ma che bel colore, cioè proprio cose che non si vedono in cose che città. Non si trovano nelle spazzature. No, assolutamente. Assolutamente, mai proprio, non bello può succedere. Si trovano anche questi oggetti particolari, sì, speriamo sì, di venderlo, guarda. Buongiorno. No, andando dall'altra parte. Scudo? Spada, scudo. La giornata è finita, abbiamo 380 monete da spendere. È ora di rendere il nostro negozio il più bello mai visto. Allora, siamo pronti? Siamo pronti? Vabbè. Non me l'aspettavo. Così tanto? Mm-mm. Accidenti. Ok, sì. Quindi sì, sì, questo per le pozioni è ottimale, perché stiamo avendo problemi di spazi. Ne prendo uno o due? Due, dai. Ok, così. Un po' più staccato. Così? Così, sì, okay, sembra carino. E poi abbiamo questo, ok. Questo che serve solo per le cose, per gli oggetti da testa. Questo che non abbiamo sbloccato. E questo che costa 350. Non abbiamo altri modi. Tosta, tosta, non tosta. Non abbiamo altri modi. 350 gold che non abbiamo. No, allora non si può prendere nulla. Peccato, speravo già di prenderlo un bello scaffale gigante con tante cose, invece nulla. Qua invece ci sistemiamo così. Però vabbè, li hai messi un po' storti. Vabbè, amica vabbè, mia. Pazienza, pazienza. Che sono un architetto. Dai, lascia, lascia, lascia. Sono un mercante, mica un architetto. Ma almeno lo puoi fare bene questo negozio, no? No. Allora, cosa compriamo? Due spade, uno scudo e una pozione, ok? Sì. Tanto qua sì, siamo ancora pienissimi. Qua invece siamo messi malino. E poi guardate, la missione è quasi finita. Mancano solo due spade. Quindi puntiamo a fare quello e va alla grande. Il giorno 4 è andato a gonfie vele, abbiamo 1100 gold. Siamo ricchi! Mamma mia, tutti questi così hanno funzionato alla grande. Allora, vediamo un pochettino. Quindi noi a questo punto volevamo questa, ovviamente, che ci serve solo per chest e leg, quindi soltanto per torace e gambe. Però per iniziare a venderli, perché non li abbiamo mai venduti, direi di metterla qui dietro, dietro i tavolini. Tipo qua, sì, vero? Sì, mi sembra giusto. Così? Sì, un po' ovviamente messa giusta. Okay. Ne mettiamo due, o che dici? Solo una? Non lo è so. È difficile. Sai cosa vorrei? Dimmi. Un bancone migliore
Per le spade, per questo tipo di cose. Ok, quanto costa quello gigante, no? Forse è questo. Ma non l'abbiamo sbloccato. Lo so, ma possiamo sbloccarlo. Ok, controlla comunque prima. Ho messo anche questo punto mentre continuavamo a vendere. Sì, quindi facciamo ancora più un 10% soldi. In più di soldi, secondo me, conveniva metterlo a priori. Allora, il bancone stava qui. 20 punti. Counter and weapons rack to be placed. Sì. Ok, perfetto, perfetto. 2 oggetti medi. Ok. E 9 oggetti piccoli. Ok. Quindi mette un po' entrambe le cose, molto bello. E invece poi abbiamo sbloccato una roba per le armi, che dovrebbe essere ancora più avanti, e credo che possa essere utile per la spada. Vedi? Questa. Medium weapons items. Allora, oh, ma questo lo voglio. Ti dico che facciamo così. Qua affianca questo. Sì, giustissimo. Boom. Boom. Oh, che bello. Ok. E poi qua un bancone. Ci sta il bancone, dobbiamo spostare tutto un po' più. Vediamo. Vedi, no. Ma che di quanto poco, che no. Aspetta. Ci mancano 4 monetine. Vabbè, prendi solo una chest, dai. Solo una no, chest. No, facciamo solo 2 scudi, dai. Ok. Così. Vai, ci sta. Pac. Ci sta, ci sta. Ci rimangono adesso 39. Adesso come riprendiamo i soldi, poi prendiamo tutto l'ordine, fighissimo. Esattamente. Per di più, io volevo, stavo pensando che poteva essere figo iniziare a vendere le pozioni. Perché se guardi in statistica abbiamo fisso questa missione che comunque paga 35 punti. Sì, sì. Però sì, sì. Aspettiamo un attimino, ok? Secondo okay. me ancora un po' di tempo ci serve. Quindi rimaniamo per ora così. Appena arriva l'ordine, vabbè dai, iniziamo ad aprire. Giorno 5. Allora, ordine tra quanto arrivi. Oh, eccolo. 2 chest? No, solo una. Ci sta ci tutto. Stava tutta in una. Allora, proviamo vediamo. Il tavolo. Certo. Una. La, qua voglio mettere una spada. Ok. Quindi poi facciamo ta. 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 Oh, che bello. E poi ta. No, che carino. E ta. Ma l'hai visto come rimane? Fantastico. No, è troppo bello. Troppo bello il negozio. Davvero troppo, troppo, troppo. Soprattutto questo bancone con proprio la merce esposta. Sì, bellissima. Sai che forse era bellino avere le cose qua delle pozioni? Dici, dietro? E stare tutto un lato tranne questi tavolini. Non lo so, a me sinceramente non dispiace. Lì la parte delle pozioni, queste pietre, cose così. Invece questa è la parte delle armi, armatura, a me piace. Ok, così. Va bene, va bene. Però va bene. Ora lo lascerei così, poi vediamo. Ok, poi vediamo. Ti devo uccidere, dimmelo, dimmelo. Dacci provare. Ormai è un inferno, cioè rubano, comprano, finiscono. Alla faccia che abbiamo speso i punti per farli rubare di meno, guarda. Mi sembra che stiano rubando di più qua. Cioè, guardate fuori, guardate fuori, cadaveri, cadaveri. Io non so neanche se contano per i clienti, però boh, mi sembra che la gente stia venendo, quindi sembrerebbe tutto ok. Buongiorno. Una pozione. La prego, guardate non che rubi bello anche lì. Lei. Bravo, okay. Bravo. Ma era così male. Si fa. Si pagano le cose che si vogliono, ok? Non si ruba nel mondo. Allora, un sacco di roba. Adesso ci piace vedere tutto quello che abbiamo da piazzare. Allora, abbiamo scudo. Scudo. E spadina da piazzare qua. Che poi ne possiamo mettere 2 sì, qua. Sì, ho visto, ho visto. Infatti, se ne possono mettere. Opla. Anche dietro. Ok. Bello. E poi guarda che meraviglia che ti faccio adesso. I guantini. Che bellini. Sì, e non solo. Guarda. Tacchete, oh, tacchete. Ce ne stanno un sacco. Tacchete. Anche gli stivali, sì. Ma no. E mettiamo pure un più di pietre qua, così, guarda. Bellissimo sto bancone, davvero bello. Ehi! Ma non fa ogni volta che siamo felici, voi devono rubare, devono rubare. Attenzione. Sta diventando stressante gestire. Anche perché questo poi negozio. Fanno spaventare i clienti. Guarda. E invece che comprare, scappano via. E ti viene anche il dubbio che abbiano rubato tipo, meno. Tipo que. Ma vi metto fuoco, ve lo giuro. Mi state facendo arrabbiare, non vi sopporto più, ve lo giuro. Allora, oltretutto perché ho visto uno scappare con lo scudo, mi è anche venuto il dubbio che ce l'abbia rubato, guarda. Uff. Anche a me, però è perché non si capisce. Ammazzi un innocente e spendi tantissimo. No, certo, allora cerca di pulire i cadaveri. A me sembra che da quando abbiamo i cadaveri fuori ne arrivano ancora di più, io non vorrei dire. Invece che fargli paura, sti. Sì, cioè, non so se c'entri, però davvero da quando li stiamo lasciando fuori ce ne sono ancora di più, cioè, secondo boh. Me perché stiamo vendendo molto di più e quindi più probabilità che ogni tanto ci siano dei ladri. Tornata conclusa, 1500 gold, è rimasta pochissima roba, tra cui questa che in tipo 4 giorni non è mai stata venduta. Lo capiscono che viene dalla spazzatura, io te lo dico che lo capiscono. Sentono un po' di puzza, dici, anche secondo me. Dai, comunque direi di fermarci così anche per questo video. Secondo me passi avanti giganteschi, un sacco di merce in più, un sacco di soldi in più. Prossimo episodio mi aspetto proprio roba fighissimissima, anche se ci serve un aiuto nel lavoro, perché da soli non ci serve. Io vorrei... Sì, ma... Un assistente. Penso che abbiamo la possibilità di prenderlo un assistente. Davvero? Oppure no. Penso di aver letto qualcosa quando stavamo leggendo le cose del tutorial all'inizio. Ok.
Che puoi avere appunto un assistente che ti aiuta nelle vendite. Speriamo. Credo che possa essere così. Anche perché altrimenti poi pensa quando aumenta diventerebbe ingestibile. Quindi ha anche senso che ci possa essere. Esatto, quindi ci fermiamo così per questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. Nel prossimo andremo ancora più avanti. Il nostro negozio diventerà ancora più figo. Magari iniziamo la coltivazione o a prendere diciamo l'equipaggiamento da maghi, da ladri. Così iniziano a venire anche quelli. Insomma, esatto, c'è ancora tanta roba da esplorare. Però che se riesci così succede, lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao!